siccità, aumento del costo dei carburanti, delle sementi e non solo. Sono diversi i problemi che stanno affliggendo il mondo dell'agricoltura in tutta l'Umbria e anche in Alto Tevere, come spiegano i responsabili delle associazioni di categoria. Quello che è avvenuto in questi ultimi anni, quindi prima con la pandemia e poi successivamente con la guerra, è stato semplicemente un po' anche l'evidenza più importante di un settore agroalimentare mondiale che è insostenibile. È insostenibile per una serie di fattori perché durante i periodi, diciamo, di pace o di tranquillità economica ragionare di globalizzazione poteva avere un senso, in questi momenti invece si ha un po' anche una corsa all'autarchia. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, l'Ungheria che ha tentato di bloccare le esportazioni, piuttosto che quello che avviene oggi per colpa anche gli effetti, diciamo, dovuti alle sanzioni della guerra Russia-Ucraina per la questione dei fertilizzanti, le materie prime come il grano, l'olio di semi di girasole e quant'altro. Quindi è un sistema che deve essere rivisto, ma è un sistema che per essere rivisto non deve perdere anche quello che era l'obiettivo di rispettare l'ambiente. E in Alto Tevere, com'è la situazione? In Alto Tevere si unisce alla problematica, diciamo, del tutto italiana e europea, appunto, della crisi energetica e di sicurezza alimentare, si aggiunge anche l'annosa questione del tabacco, perché l'Alto Tevere da sempre nella storia era riconosciuto come distretto industriale molto importante sulla filiera del tabacco, ma ad oggi, anche per effetto del fatto che la multinazionale Japan Tobacco ha dichiarato il nuovo diciamo trasformatore, spostando l'attenzione da Città di Castello del TTI a Bastia Umbra con Deltafina, siamo in una fase, diciamo, di contrattazione. Le organizzazioni sindacali tutte si sono adoperate nei mesi scorsi affinché la multinazionale rimanesse nel territorio italiano e continuasse ad acquistare. Oggi sono altri attori che stanno, verificando, diciamo, la fattibilità e quindi l'organizzazione dei produttori in primis che sta assieme a Deltafina ragionando di quello che è il contratto per offrire una garanzia ai nostri produttori affinché i costi vengano riconosciuti sulla base di quelli che sono gli aumenti produttivi, dei costi produttivi. In ultimo c'è anche l'altra questione che è i contratti, la pluriennalità dei contratti, perché per pianificare investimenti in azienda, sostituzione di macchinari, è necessario avere la consapevolezza che il prodotto tabacco non si produce solo in un anno, ma si produce magari per 3, 4 o 5 anni.